Sono Vincenza Doria, vice segretaria del Circolo PD di Tortoreto. Un caloroso ringraziamento va a tutti voi presenti, una presenza che sinceramente mi rincuora un po' in questi tempi un po' difficili per la politica. Ringrazio alcune persone che hanno avuto il piacere di partecipare a questa assemblea, in particolare il segretario provinciale del PD, Robert Verrocchio, ringrazio il segretario dell'UDC Donino Lupi che è presente in sala, il segretario del SEL Centinaro Alfredo, ringrazio tutte le associazioni che, perdonatemi se dimentico qualcuno, che è presente qui ai nostri lavori. Al mio fianco, insieme a me, sono presente il segretario Mauro Di Bonaventura, i consiglieri comunali del gruppo PD Nico Carusi, Mauro Postuma e Sandro Correa. Ospite graditi che tutti noi sentitamente ringraziamo per la partecipazione è l'avvocato Marco Alessandrini, responsabile giustizia al PD regionale e anche ex candidato sindaco al comune di Pescara nelle ultime elezioni, il quale interverrà concludendo i lavori di questa assemblea. L'assemblea pubblica questa appunto che questa sera si propone di trattare argomenti molto sentiti da tutti noi cittadini in questo particolare momento, sia a livello locale che nazionale. Argomenti come l'equità, la moralità e la legalità. Legalità appunto come presupposto per l'impegno pubblico e politico. Legalità che impedisca il proliferare della ricerca del bene particolare. Legalità che sappia liberare tutte quelle energie che sono necessarie per il perseguimento invece del bene comune. E in che modo? Semplicemente facendo fino in fondo il proprio dovere. Ne parleremo insieme cercando di raccontare i fatti che invece purtroppo hanno allontanato la legalità dalla nostra vita politica sia locale che nazionale. Personalmente non mi soffermo sulla politica locale perché sia il segretario che i consiglieri qui presenti sapranno illustrare molto meglio di me e sicuramente in maniera più approfondita. Vorrei dire solo due parole, se me lo permettete, sulla politica nazionale, partendo appunto dall'equità, che poi in sé abbraccia anche sia la moralità che la giustizia sociale. Equità che il governo Monti ha dichiarato di voler praticare, ma che nell'azione di governo non vi è stata traccia. L'Italia, come avrete letto, sicuri molti di voi sapranno già, negli ultimi anni è uno dei paesi più diseguali di tutto il mondo occidentale. È un paese che ha una pessima redistribuzione della ricchezza. E partirei dal lavoro e dai numeri. In questo paese chi lavora è povero, ma il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45% dell'intera ricchezza netta. In Italia, e forse qui mi ripeto, ci sono 3 milioni di indigenti. Indigenti, non solo poveri, ma con difficoltà anche per mangiare. E tutto questo a fronte di una immensa e indecente ricchezza in mano ai soliti pochi. Le vicende del secolo passato dimostrano, ad esempio, come nella Grande Depressione degli anni 30, sia stata preceduta da un lungo periodo di aumento di disuguaglianza dei redditi, così come l'approfondirsi delle disuguaglianze ha preceduto la crisi che attualmente stiamo vivendo. Al contrario, nel periodo che intercorre fra il secondo dopoguerra e la metà degli anni 70, la ripresa dello sviluppo è accompagnata a una maggiore equità della distribuzione tra i redditi. Per uscire da questa vera e propria trappola sarebbe dunque necessario ristabilire una maggiore eguaglianza tra i redditi. E non si esce dalla crisi se chi più ha non è chiamato a dare di più. Bisogna prendere i soldi dove sono. Il PD in primo luogo si è fatto garante nella carta di intenti con le altre forze politiche del centro-sinistra ad attuare politiche economiche di contrasto alla povertà. Ma per migliorare la qualità della vita della maggioranza degli italiani occorrono importanti risorse.
risorse che purtroppo non ci sono, o almeno questa è la risposta che otteniamo dal governo, dalle province, dalle regioni e anche dai comuni. Ma sarà vero? Io ho come l'impressione che le risorse manchino solo per i lavoratori, per i pensionati, per i giovani disoccupati e per quei 3 milioni di indigenti di cui sopra. Ma guarda caso le risorse si trovano per elargire stipendi scandalosi, liquidazioni milionarie e per alimentare i costi della mala politica, insopportabile per i privilegi, vergognosi, e per una corruzione sempre più dilagante. Pensate un attimo ai pensionati, lo si legge nel bilancio sociale dell'INPS di qualche giorno fa, dove si ricorda che sono 7 milioni e 200 mila persone. Il 17% dei pensionati può contare sul reddito sotto i 500 euro al mese. Il 17% di 7.200 milioni di persone sono tanti, tanti poveri. Ma oggi ci sono i nuovi poveri e sono i giovani. Non hanno un lavoro di nessun genere, né una stabilità alcuna. L'occupazione per il lavoro dipendente ha avuto una riduzione negli ultimi anni dell'11,3% per gli under 30. Ma se consideriamo i giovani fino a 19 anni, in questi due anni il calo è stato del 45,5%, quindi la metà. Per non parlare poi delle donne, che negli ultimi due anni sono in diretta concorrenza con le badanti straniere pur di trovare un'occupazione in tal senso. E allora equità, l'equità che sia garanzia del sociale, perché quando la gente è spaventata e in difficoltà economica e soprattutto delusa, allora vince l'antipolitica e con l'antipolitica muore la speranza delle persone di cambiare le cose, muore il protagonismo di ciascuno di noi di cambiare le cose. Vivere per se stessi, rinunciando alla valida opportunità di costruire il futuro, stare con le mani in mano per svegliarsi un mattino e scoprire che qualcun altro si è presa la responsabilità di badare la tua famiglia, di badare l'istruzione dei tuoi figli, qualcun altro avrà deciso quando andrai in pensione, se avrai un lavoro e se avrai un lavoro, se sì, se sarà dignitoso. Così non va. In nome del coraggio, del rispetto e della responsabilità è tempo di alzarsi in piedi e di dire lo farò io, perché il nostro compito, politici e non, è quello di essere in prima linea, sparsi su tutto il territorio, ad accogliere, ascoltare, comprendere ansie e paure. Qualche volta, forse spesso, non saremo in grado di risolvere i problemi, ma potremo far capire ai nostri cittadini che essi non rimarranno soli. Grazie. Passo adesso, vorrei prima di tutto precisare alcune regole prima di dare inizio agli interventi dei consiglieri e poi dei crediti ospiti. È un'assemblea pubblica, quindi alla fine dei nostri interventi, in cui delucideremo un po' quali sono le situazioni soprattutto nel nostro comune. È un'assemblea pubblica, quindi si potrà intervenire, potranno essere fatte domande e fatti degli interventi. Raccomando però il rispetto dei tempi, vi daremo intorno ai 3-4 minuti, dipenderà dal numero degli interventi. Chiedo cortesemente se qualcuno durante i lavori avesse l'intenzione di intervenire, magari di segnarsi di modo che possiamo fare una scaletta, una programmazione dei tempi e quindi raggiungere tutti alla fine senza andare troppo in là col tempo e insomma per dare la possibilità a tutti democraticamente di esprimere la propria opinione. Passo la parola al consigliere Carusi che vi illustrerà il suo intervento sulla politica locale.